Una delle possibilità che noi abbiamo per offrire tirocini lavorativi e inserimenti alle persone in stato di fragilità è quello di lavorare innanzitutto in rete con tutte le realtà del territorio e in particolare che sono anche qui all'interno del Sud Milano, cioè nella zona del Sud Milano, con le quali ovviamente grazie alla rete abbiamo uno scambio sia di persone sia di possibilità anche economiche per poter sostenere questi tirocini che ovviamente proprio perché andiamo ed interveniamo su persone con dei bisogni là dove la dignità lavorativa passa innanzitutto attraverso il lavoro, queste devono essere ovviamente remunerate. Questo è ovviamente fonte di difficoltà e molto spesso dobbiamo anche attingere a dei progetti. I progetti quindi ci aiutano a realizzare cose che abbiamo già in corso, ci aiutano anche a fare dello sviluppo della nostra realtà, ma ci sostengono in tutte quelle che sono le attività fondamentali per quanto riguarda soprattutto la nostra attività nell'ambiente e nella filiera agroalimentare. Uno dei progetti che ormai da anni ci sta sostenendo, perché si concluderà soltanto a giugno del 2022 dopo un triennio di attività, e quello nell'ambito del bando di Coltivare Valore di Fondazione Cariplo, che è appunto incentrato sull'agroecologia e l'economia circolare nel Sud Milano. Questo quindi ci ha proprio aiutato a fare soprattutto inserimenti lavorativi e a sviluppare quella che è l'economia circolare, che per noi si è tradotta in una forte azione all'interno di tutto quello che si può immaginare rispetto alla lotta allo spreco alimentare, grazie a cui attraverso un'attività direi virtuosa riusciamo a recuperare derrate alimentari che sono per la grande distribuzione ormai scarto. E attraverso queste riusciamo invece ad avere ulteriore materia prima da dedicare ad attività lavorativa, soprattutto nel campo della trasformazione delle verdure e della frutta, e questo quindi genera anche valore dal punto di vista economico in quanto attività lavorativa e ovviamente anche produzione che per noi, per la nostra piccola vendita in bottega, risulta anche essere comunque una sostenibilità ad ampio raggio. Ecco. Quello che ci preme anche dire è che ovviamente questi percorsi spesso sfociano in persone che valorizziamo, ci teniamo a valorizzare e che molto spesso sia possono trovare lavoro ancora all'interno della nostra cooperativa stessa, del nostro centro, sia al di fuori, anche qui grazie alla rete, cioè esiste questo scambio anche di opportunità lavorative. È ovvio che la fatica non è poca perché purtroppo dal punto di vista economico la sostenibilità non è mai abbastanza e questo molto spesso ci impedisce di fare tanto di più. Ecco.